per gli esseri umani, per nell'uomo il rispetto, perché è smarrito il rispetto. C'è una deriva dal rispetto dei diritti umani. E allora, chi può dire di mettere sullo stesso piano la rinascita dei paesi semi-abbandonati e invece le deportazioni in Albania, questo ultimo accordo tra Italia e Albania è uno dei momenti più bassi, così come la strage di Cuto, del mare, o quella di Rocella Ionica. Ci sarebbero tantissimi esempi. Mancati semplicemente i borghi semi-abbandonati con un atteggiamento anche della normalità, ha indicato una soluzione, una via verso l'umanità. E non sono invasioni, semplicemente fanno rivivere, rinascere i paesi abbandonati. È una cosa banale, però è questa la vera cosa. Non possiamo accettare delle soluzioni che non tengono conto del rispetto dei diritti umani. Questo è quello che possiamo fare, e dibatterci fino alla fine. Già ci ha imboccato come comunità, come amministrazione comunale, ha imboccato questa strada e credo che è una strada alternativa a odi, a ingiustizie, a disuguaglianze. Purtroppo quando si diventa così i riferimenti che indicano delle soluzioni di umanità, probabilmente il messaggio diventa pericoloso. E io ho sempre pensato, non l'ho detto in pubblico tante volte, non potevo dire sembrava un luogo comune, sono innocente, quante volte ho lasciato perdere, ho accettato, come diceva Mason, ho pianto la notte, non ho dormito, non ho mangiato, ma alla fine sembra di vivere dentro una storia che è un poco allucinante, inverosimile. Però io non l'ho detto, però ho pensato, il momento diciamo giudiziario della mia storia sta proprio là, che non ci possiamo permettere che esiste una dimensione umana nella soluzione dei problemi dello spopolamento. Allora diventa pericoloso, devono dimostrare in tutti i modi possibili che non è possibile, che non è possibile una soluzione alternativa. E secondo me la storia non finisce qua, non finisce perché purtroppo il mondo, l'Europa, l'Italia vanno verso questa direzione di deriva proprio del rispetto dei diritti umani, se dobbiamo guardare in faccia la realtà. E alla fine anche queste occasioni, questo ribadire, io sono sindaco e ho conferito la cittadinanza onoraria, per me è un'eroina dei nostri tempi, che mette la sua giovane esistenza, come ha detto nella intervista fuori, ha parlato dell'articolo 12, si occupa di aspetti giuridici, voglio essere l'ultima, ha detto, che subisce questo. È una lezione di civiltà a tutti. Ecco perché il senso di conferire questa cittadinanza onoraria. Mi richiamo subito il segretario. Il segretario può fare già. Va bene, allora, Maison Maggi è una donna iraniana, kurda, regista, attrice, attivista sociale, politica, culturale. Nel 2023 ha lasciato l'Iran, licenziata dall'Università di Teheran, dove lavorava. Questo
ha detto è sbagliato la data, è sbagliato, sì. 2019 ti chiede scusa, sì. Forse va corretto nel 2019 per sfuggire dal regime oppressivo degli ayatollah che vige nel paese. Un regime diventato ancora più soffocante dopo le rivolte nate a seguito dell'uccisione di Mahsa Jina Amini, conosciuto in tutto il mondo per aver dato vita al movimento Donna Vita Libertà. I giovani e le donne, come spesso accade, sono diventati il bersaglio principale delle repressioni che ha portato ad arresti e detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, torture, violenze e assassini. Di fronte a tutto questo, Maison è scappata in cerca di protezione, arrivando sulle nostre coste calabresi il 31 dicembre 2023. Non immaginando di vivere una nuova odissea repressiva. Il 6 gennaio le è stata applicata la misura cautelare ed è stata rinchiusa nel carcere di Casso Illeri. Il 5 luglio ci siamo incontrati per la prima volta nel carcere di Reggio Calabria e da subito ho sentito una forte empatia politica e umana. L'ho seguita nei tribunali, nelle udienze del processo e ho contribuito a rendere di dominio pubblico la sua storia, diffondendola anche in Europa, assieme alle tante e ai tanti sinceri democratici che non si rassegnano, che sentono sulla propria pelle le gravi ingiustizie subite da Maison e di tante altre persone che arrivano disperatamente sulle nostre coste per sfuggire agli orrori della guerra e alle repressioni dei regimi criminali. In una situazione simile a quella di Maison si trova Mariam Jamali, una donna iraniana di 29 anni a cui va tutta la nostra solidarietà. Ora Maison, sono state revocate le sue cautelari, ed è tornata una donna libera, ora è a viaggio. Maison e Mariam sono state arrestate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Fatemi aprire solo una piccola parentesi. Ma cosa significa? Io vorrei chiederlo prima di tutto ai due avvocati che sono presenti in questa e che hanno dimostrato una capacità, se mi posso permettere, io che ho vissuto la storia in prima persona, hanno dimostrato di mettere in gioco, questa è la mia, voglio capire se possono confermare, di mettere in gioco il senso della giurisprudenza, il senso, ma alcune cose io dicevo agli avvocati durante il mio processo. Ma perché mi vogliono condannare se io devo cacciare le persone che prima vengono accolte e non rispettiamo i tempi di permanenza? Ma il senso della legge va verso una direzione che praticamente contrasta con il rispetto anche della nostra stessa Costituzione. Ed ecco, io credo che anche per loro, lo possono confermare se gli diamo la parola sia all'avvocato Andrea Bacco che all'avvocato Giancarlo Liberati, che cosa vuol dire favoreggiamento dell'immigrazione clandestina? Come si fa a definire un essere umano un clandestino senza che ha fatto nessun... cioè questo aggettivo, uno dice tu sei un clandestino, allora anche per i poveri, tu sei un clochard, tu sei un barbone, è la stessa cosa, è vero l'incontrario, loro subiscono, dovrebbe essere l'incontrario il senso della legge. Poi anche io ho subito, ho fatto un matrimonio, hanno detto tanti matrimoni, se ne dà un matrimonio era. Vogliamo continuare a leggere questa motivazione? Hanno detto, diciamo, l'incontrario. Chiudiamo la parentesi. Sì. Ma devono spiegare cosa significa questo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Se chiudere le persone mentre sono sequestro è un patto che la legge vuole anche l'applauso. Rispettare le persone, qua siamo di fronte, cioè non lo so, è tante evidente, è tutto assurdo veramente. Queste persone, certe volte penso io, quando viene Natale, è successo a Rossano un caso così,
comprendere che, gli ho detto, ma questo non venite nella chiesa, non è il vostro posto questo. Non vi battete il petto quando arriva Natale, cioè voi disprezzate le persone. Il 22 ottobre a Maison sono state rilocate le misure cautelari, è stata una donna libera, poi la piace. Maison e Marino sono state lasciate per favoreggiamento della rivoluzione clandestina, articolo 12 del testo unico per l'immigrazione, che punisce le condotte volte a facilitare l'ingresso di un cittadino straniero. L'articolo 12 si inserisce in una divisione criminalizzante della migrazione. Mai sono madre detenute per quasi un anno nelle carceri calabresi, accusate di essere scavista e in realtà un'eroina dei nostri tempi martoriati dal terrore della guerra, che ha sacrificato la sua giovane esistenza per combattere contro regimi, dittature, fondamentalismi, guerre, per un nuovo mondo e per affermare ideali di libertà e giustizia, democrazia e uguaglianza, e il riscatto sociale delle donne e degli oppressi. Il Tribunale Penale di Crotone lo scorso 28 ottobre ha disposto la revoca delle misure cautelari della scarcerazione di Maison, essendo valuti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il 27 novembre tornerà in aula per il processo, la donna libera, con la speranza che venga scritta la parola fine a questa triste e vergognosa palese violazione dei diritti umani. L'accoglienza piace, che continua ad essere il paese dell'accoglienza, senza fondi pubblici. Siamo stati cacciati da Salvini, adesso lo posso dire. Che continua ad essere il paese dell'accoglienza senza fondi pubblici, e la cittadinanza onoraria mai sono in fuga dal regime della libertà, conferma il ruolo e la potenza simbolica di un luogo come piace, epicentro di un Mediterraneo che abbraccia i migranti e non li respinge. Per tutte queste ragioni, questo vorrebbe poi di un'intuizione di leggi tu quando per me basta questo così. È in realtà un'eroina dei nostri tempi, che ha sacrificato la sua giovane esistenza per combattere contro regimi, fondamentalismi e guerre, per affermare ideali di libertà, di giustizia, di democrazia e riscatto sociale delle donne e degli oppressi. Per tale ragione questo Consiglio Comunale le conferisce la cittadinanza onoraria. Grazie.
targa. Adesso vediamo anche qua, targa, anche qua. Adesso c'è questa targa, ma questa te la puoi dare tu. Quando io ero andato al Tribunale di Catanzaro, a parte che lui è stato sempre presente, anche, come devo dire, partecipando con il senso, si indignava, ho visto una partecipazione che ha coinvolto anche me. E poi mi ha chiesto, assieme ad un gruppo di attivisti che più o meno ti seguivano, perché mi ha chiesto, come sai, io sono sindaco, per farla raccontarla a tutti, al mondo, all'Europa, tutti devono sapere. L'unico modo per avere una speranza per noi è questo, perché il mondo è troppo cattivo, questa è la realtà. La destra è troppo cattiva, per parlare un linguaggio chiaro. E lui che mi ha proposto questo. Facciamo questo. Vieni davanti, ormai non vale la pena. È vero, si è scordato. Allora, scusate, poi Maison vuole leggere, c'ha uno scritto che vuole leggere, quindi adesso facciamo questa foto, uno che ti fa la bella. Una sola fiamma, non sono questa. Io me la metto dalla bottina. Adesso Maison, se tu vuoi leggere la cosa che hai preparato. Una persona che ti aiuta? Sì. Grazie. Allora. Anche volevo permettermi di fare un saluto affettuoso a tutti i rifugiati che sono rimasti a Riace e che hanno creato una speranza per il nostro comune. Gentile signora Laura Boldrini, la ringrazio per avermi dato oggi l'opportunità di raccontare la mia storia. Mi trovo davanti a lei come una donna che ha dovuto lasciare tutto, la sua casa, la sua cultura, la sua sicurezza, con la speranza di poter vivere un giorno in pace e dignità. Perché persone come me fuggono dal proprio
proprio paese. Perché persone come me fuggono dal proprio paese? Posso aiutare me a piacere? Vuoi che leggo io? Grazie. Scusami. La fuga non è una decisione presa alla leggera, è un passo disperato quando il proprio paese nega il diritto di vivere e non lascia altra scelta. Come donna curda proveniente dalla parte iraniana del Kurdistan, la mia vita quotidiana era segnata da oppressione, violenza e da un costante senso di minaccia. Noi donne, agli occhi del regime, siamo solo oggetti destinate al silenzio e alla sottomissione. I nostri diritti sono limitati, la nostra volontà spezzata e ogni giorno combattiamo per sopravvivere. Quando lasciamo il nostro paese non è perché lo vogliamo, ma perché siamo costrette, fuggiamo per paura, fuggiamo per disperazione e con la speranza di trovare una vita dignitosa. Ma il percorso verso la libertà è per una donna un cammino pieno di pericoli. Le donne in fuga sono particolarmente vulnerabili, siamo esposte ad abusi fisici, molestie sessuali, a umiliazioni culturali senza aver diritto ad alcuna difesa. È come se perdessimo la nostra umanità, passo dopo passo, perché non godiamo della stessa libertà dei nostri compagni maschi. Io stessa ho vissuto i lati più oscuri della fuga, tradimenti, minacce e il costante timore di subire violenze. E tutto questo solo perché sono una donna in cerca di un luogo sicuro. Portiamo le cicatrici di questo viaggio, non solo fisiche, ma anche psicologiche. Sono ferite difficili da guarire, che lungo il cammino verso la libertà ci ricordano continuamente la nostra vulnerabilità più profonda. Eppure quando finalmente sono arrivata in Italia, credendo di essere in un paese di libertà e diritti, sono stata arrestata senza capire il perché. 10 mesi, di cui 2 senza traduttore, senza nessuno che potesse spiegarmi le accuse. Non sapevo cosa fosse successo a mio fratello, che era fuggito con me, e non potevo contattare nessuno. Il mio corpo e il mio spirito hanno subito ulteriori danni. Mentre sedevo in quella cella giorno dopo giorno e le dicerie e le bugie su di me si diffondevano come una rete attorno alla mia libertà. Persone della mia stessa cultura e provenienza mi hanno dipinto come immorale e indecente. Il disprezzo che ho sentito in queste dicerie è stata un'altra forma di violenza a cui ero senza difesa, sulla quale non avevo difesa. Una violenza che mi ha umiliata ancora una volta, anche ora che finalmente sono libera. Per questo oggi sono qui con 4 richieste urgenti per lei e per il governo italiano. Primo, fornite alle persone che cercano rifugio in Europa il supporto necessario per preservare la loro dignità. Chiedo che i rifugiati abbiano accesso a traduttori, assistenza legale e diritti fondamentali non appena arrivano. Nessuno di noi dovrebbe essere imprigionato senza la possibilità di comunicare, condannato a un'oscurità isolante. L'isolamento che ho vissuto non è stato solo una mancanza di assistenza legale, ma una negazione della mia umanità che mi ha profondamente ferita. Nessuno dovrebbe sperimentare questa oscurità in Europa. Secondo, riconoscete la situazione speciale delle donne rifugiate che provengono da regimi come il Medio Oriente. Queste donne hanno spesso sopportato più della sola durezza della fuga. Portano il peso della violenza culturale radicata nella loro stessa comunità. Molte di noi sono già ferite prima ancora di arrivare qui, a causa delle violenze e degli abusi subiti durante la fuga e delle dicerie misogine e calunnie che continuano a perseguitarci anche qui. Dateci, noi donne che desideriamo solo la libertà, la possibilità di vivere con dignità. Meritiamo rispetto e protezione, non ulteriori oppressioni e pregiudizi. Terzo,
è particolarmente importante per me come donna curda. Fuggiamo da paesi in cui ci viene negata l'esistenza stessa come esseri umani, in cui siamo costrette al silenzio e la nostra identità viene negata. Chiedo che l'Italia e l'Europa non solo ci offrano protezione, ma ci accolgano come membri uguali della società. Faccio appello a voi per permetterci non solo di sopravvivere, ma di avere una voce e di essere riconosciute come donne che non sono solo rifugiate, ma sopravvissute in cerca di libertà e dignità. Quarto, vi prego di modificare l'articolo 12 del decreto Cutro. I trafficanti di esseri umani non rischiano la vita sui barconi insieme ai rifugiati. Essi operano da paesi come la Turchia, il Nord Africa o il Regno Unito. Il termine scafista non ha significato in questo contesto. Se volete proteggere le vostre frontiere, dovreste sanzionare i governi sfruttatori e non esporre i rifugiati indifesi ai rischi imposti da questa legge. Queste barche trasportano persone che fuggono dalla guerra e dallo sfollamento in cerca di protezione presso di voi e nient'altro. Ogni reato attribuito alle persone a bordo di quell'imbarcazione non è in realtà un crimine, perché i veri trafficanti non si trovano tra loro. Oggi sono qui per tutte quelle donne che vivono ancora nella paura e che non hanno una voce. Vi chiedo dal profondo del cuore, aiutateci a superare questo dolore e a trovare la pace che cerchiamo con tanto ardore. Lasciate che l'Europa sia un luogo che ci restituisca non solo la sicurezza, ma anche l'umanità e la dignità che ci sono state tolte nel nostro paese. Vi ringrazio, Maestun Majidi. 4/11/2023. Alla Calabria che accoglie l'ex presidente ragazzo Marco Rivera. Quando c'è aspetta, io intanto deduisco così lascio spazio. E anche se ci sono persone che vogliono dire delle parole. Mimmo prima, mi permetto di chiamarlo con affetto Mimmo, perché è una persona genuina, una persona aperta, una persona umile. Vai a chiamarlo onorevole, vai a chiamarlo allo parlamentare, Mimmo, io sono Mimmo Lucano. Ha messo l'accento su questo articolo 12. Peggio dell'articolo 12 c'è l'articolo 12 bis, introdotto dopo la strage di Cutro, che invece di dare un insegnamento per salvare le vite umane, ha ulteriormente appesantito le pene. Pensate che su una barca che arriva in Italia dove c'è anche un morto, i cosiddetti scafisti, questa parola astratta, rischiano fino a 25 anni. Una fattispecie colposa, perché chi muore sulla barca sicuramente non viene ucciso dal cosiddetto scafista, paga più che per un omicidio volontario, per un reato doloso. Ricorderete casi recentissimi di omicidi volontari condannati a 11 anni, l'autore dell'omicidio del brigadiere Cercello, ricorderete fatti specie colpose con le due ragazze uccise a Roma sulle strisce pedonali con una condanna a 4 anni. Uno scafista, una persona che si pone alla guida dell'imbarcazione, spesso
costretto, spesso ricattato, spesso per fuggire non avendo la possibilità di pagare, quindi il più povero di tutti, che baratta la propria prestazione con un viaggio della speranza, ebbene una persona di questo tipo rischia fino a 25 anni. A Locri è in corso di celebrazione il primo processo dell'articolo 12 bis in Italia, che vede alla sbarra 7 imputati, e speriamo che entro fine anno ci sarà la sentenza. Ebbene, uno di questi imputati ha salvato 512 persone dalle milizie libiche. Hanno raccontato i testimoni che si sparavano tra di loro, criminali, bande, polizia e milizie libiche. Questo si è messo alla guida e li ha portati in salvo. È morto un poverino pakistano che era già molto malato. Ebbene, quest'uomo che ha salvato 511 persone e non ha causato la morte di una, rischia 25 anni di carcere. Pertanto il problema, e questo ha avuto un segnale fortissimo, onorevole Boldrini, anche in Cassazione. Io sono uno dei pochi avvocati che va a discutere in Cassazione personalmente per perorare i diritti di queste persone. Un sostituto procuratore generale, nel corso di un'udienza, che peraltro ha segnato il rigetto del mio ricorso, però si è espresso in maniera molto chiara. I giudici, i magistrati si devono confrontare con le norme attuali. E infatti il problema dell'articolo 12 non è un problema giurisprudenziale, è un problema legislativo, e in tale sede del Parlamento va modificato. Ci stiamo muovendo anche a livello europeo. La Grande Camera c'è in corso una decisione che arriverà a breve e che probabilmente potrà minare l'intero impianto del normativo dell'articolo 12, perché non è possibile, e questo lo ha detto nelle ultime parole Maisur nella sua lettera accorata, chi sta su una barca non è un criminale, è una vittima. I criminali sono quelli che abbiamo sentito, che tutti i miei assistiti raccontano, sono quelli che si ingrassano, sono in Turchia, sono nel Kurdistan, sono in Siria, sono i trafficanti. È a loro che va rivolta la guerra, che invece viene combattuta sulla pelle degli ultimi della terra. Persone che fuggono, perché lo scafista non rischia la vita, e quelli che sono sulla barca rischiano tutti la vita. E nell'ultimo naufragio di Roccella abbiamo potuto assistere a questo, 61 morti, va bene, tra cui anche questi cosiddetti scafisti. Pertanto l'invito che io faccio alla evidente presenza dell'onorevole Boldrini, che ben conosce questo campo, perché è stata prima ancora di essere parlamentare membro del UNHCR e dell'ONU, e pertanto conosce queste dimensioni, conosce chi sono i rifugiati. L'appello è quello che venga modificato questo articolo 12, che venga modificato, che si tenga conto dei diritti delle persone, perché già quando sbarcano, già in quel momento viene applicato loro un marchio che poi, come è successo a Maison, è difficile poi rimuovere, se non con un impegno incessante. E noi avvocati, con i mezzi che abbiamo, che sono scarsissimi, non avevamo neanche possibilità di portare le carte in carcere. Cioè io dovevo chiedere ogni volta la domandina. Quante domandine abbiamo fatto noi? Anche per prendere la cartella clinica. Domandine, 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 e tanti mesi passano. E io ho avuto più possibilità di difendere Maison di una settimana quando è stata libera, piuttosto che in 8 mesi che è stata in carcere. E lo stesso vale per Marjan, dove sono stato oggi. Lei è domiciliare, grazie a Dio, col bambino di 8 anni. Anche lei è stata marchiata. E qua, nel caso di Marjan, ci vuole una ribellione delle donne, perché questa donna è stata vittima, che ne dicano taluni, di una violenza sessuale. Mi è stato detto, ma non ha visto niente nessuno, perché palpare le parti intime di una donna, signori miei, è un reato penale, è violenza sessuale. Ed è l'oscurità della barca, che ben conosce Maisul,
tre soggetti, tre mascalzoni hanno tentato di fare questo, anzi, lo hanno fatto. L'hanno accusata. E l'hanno accusata. E l'hanno accusata perché non è rimasta. Perché non è rimasta ferma a soddisfare i loro voleri. E lei è dal 27 ottobre che questa ragazza, prima in carcere, e grazie a Dio dal 31 maggio ai domiciliari, ha potuto riabbracciare il bambino. Sono due casi diversi. Lei, un attivista, una combattente dei diritti umani, l'altra, una donna, scappata da una situazione familiare terribile. Ma sono due donne, e prima ancora che il caso politico, che il caso giudiziario, vanno visti i diritti delle donne, che in quei paesi, in quelle zone, vengono totalmente ignorati. E quindi io faccio appello veramente a tutti gli uomini e alle donne di buona volontà, affinché tutti insieme si possa contribuire a chiedere ad alta voce che questa norma venga modificata radicalmente. Vi ringrazio. Sicuramente quella di un plauso alla comunità di Viaggi, perché io, che non faccio politica, non ho mai partecipato ad un consiglio comunale. Il fatto di partecipare stasera, secondo me, mi lascia un segno, quello che Viaggi e la vostra intenzione di dare questo messaggio di umanità è un messaggio di altissimo valore. Spesso nei consigli comunali si parla di soldi, di appalti, di straordinari, di strade, di cose. E spesso si aprono poi strascici politici e giudiziari rispetto all'oggetto della discussione. Stasera invece si è parlato anche di uno dei valori più alti, che è quello della umanità, della solidarietà. E questo veramente ci deve far riflettere, perché toccare questi tasti così rilevanti sicuramente ci fa sensibilizzare ad ognuno di noi. Per questo io ringrazio Mimmo, ringrazio il Consiglio Comunale e ringrazio la ragazza. Innanzitutto ringrazio Mimmo per avermi invitato a questo importante consiglio comunale, e saluto Bobrini, che è qui, naturalmente conferma la sua sensibilità umana e politica rispetto a un fenomeno che è un fenomeno ormai centrale per non solo l'Europa, ma a livello globale sostanzialmente. E sono venuto volentieri anche per conoscere e salutare Maison. Stasera Riace si conferma un faro di civiltà. Riace riaccende una luce di civiltà, e credo che fa onore a Riace rappresentare con questo consiglio comunale, con l'atto di conferimento della cittadinanza a Maison, di rappresentare quello che è l'Italia e l'Europa civile, quella che è l'Europa che vuole affermare i diritti, in primo luogo i diritti umani. È un gesto importante, un atto importante questo, e credo che questo è un atto anche che fa ripartire un processo che era stato interrotto qui a Riace, che era stato violentemente interrotto qui a Riace con la vicenda giudiziaria di Mimmo Lucano,
con tutto quello che ha comportato questo anche dal punto di vista diciamo politico, che non bisogna dimenticare che conseguentemente a quell'atto c'è stata una parentesi nella quale i cosiddetti sovranisti rappresentati da Salvini erano venuti qui, sono venuti qui per mortificare quel percorso. Quindi non c'era migliore come dire, atto per fare ripartire quella che è il cuore di Riace, per farlo tornare a battere a ritmi costanti, a ritmi normali, perché per Riace questa è la normalità, e se mi permettete questa è la normalità della Calabria, perché la Calabria, Laura, è una regione, come tu ben sai, è una regione accogliente, accogliente nel profondo, perché la Calabria ha, come dire, questa accoglienza, è anche frutto del sacrificio, delle sofferenze, della sopportazione che ha alle spalle il popolo calabrese. Quindi non è una accoglienza di facciata o, come dire, tipica delle mode dei parvenu, è una accoglienza sostanziale. E credo che soprattutto oggi, e chiudo, che appunto il paese, l'Italia, rappresenta l'immagine di un paese che deporta in altri paesi vicini gli immigrati. Perché pensateci un attimo, rifletteteci un attimo a questo provvedimento di costituire un CPR in Albania, di portare quelli che vengono in Italia in Albania con le risorse del nostro paese, con le risorse dell'Italia. Pensateci un attimo a questa assurdità. Paghiamo per, purché appunto ci sbarazziamo di uomini e di donne che sbarcano sui nostri confini. Ma come mai non si utilizzano queste risorse per finanziare tante Riaci, tanti comuni interni, tanti comuni spopolati, abbandonati, che invece potrebbero rivivere offrendo un'accoglienza di dimensioni umane e non con le caserme che portano i nomi appunto inglesi, CPR, i nomi appunto che diventano sigle, che anonimizzano già nelle sigle le persone. Questo è il punto. Insieme all'articolo 12, avvocato, che bisogna modificare, perché quella è proprio è il massimo della utilizzazione appunto della produzione giuridica per produrre mostruosità. Cioè alla fine, Maison, guardatela qui, Maison diventa la scafista. Mentre coloro i quali utilizzano dormendo nelle loro residenze confortevoli in Turchia, in altri paesi, eccetera, eccetera, utilizzano il traffico delle persone per fare e accumulare ricchezze sulla pelle della gente. Guardate, siamo proprio al paradosso. Sì, sì. Una norma che fa diventare scafista Maison e copre appunto i veri trafficanti, quelli che sono i trafficanti di morte sostanzialmente. E allora, assieme a questo articolo 12, bisognerebbe modificare proprio la filosofia, perché appunto bisogna che si rifletta, si utilizzino le risorse destinate all'Albania, con tutto il rispetto naturalmente per l'Albania, si utilizzino per sostenere l'accoglienza e insieme al sostegno dell'accoglienza per ripopolare questi piccoli comuni interni che potrebbero appunto rifiorire proprio accogliendo uomini, donne, bambini che in questa dimensione trovano umanità, trovano possibilità di, non dico di serenità perché uno strappo e la lontananza da un proprio paese non te la dà la serenità in nessun posto, però trovano quantomeno appunto altri uomini, altre donne, un contesto nel quale possano vivere
più tranquillamente che non appunto in CPR, in caserme nelle quali vengono buttati e segregati. Questo è Paolo Migliacci. Mimmo, io ti dico questo, tu sei sindaco di, ritornato ad essere sindaco di Riace e si riaccende una luce. Io dico alla Boldrini, la sinistra, in Italia e in Europa, assuma questa proposta con maggiore determinazione, di una proposta positiva, di sostenere l'accoglienza nei piccoli centri interni in tutto il paese, sicuramente nel Mezzogiorno e in Calabria. Sarà una proposta positiva e importante per affermare civiltà, ma anche per dare una risposta concreta ai flussi che non si fermano, che ci saranno ancora e con i quali bisogna fare i conti. Grazie a Riace e soprattutto tanti auguri. Vorrei dire un'ultima cosa. Dopo domani mattina, davanti alla prima sezione della Corte di Cassazione, prima sezione penale, si discuterà un caso emblematico forse ancora più di Maestro Maggini. Un magistrato dell'Alta Corte di Giustizia di Kabul, delegato alla difesa delle donne in Afghanistan, è da 41 mesi in carcere, Ahmad Javid. La prima sezione sarà chiamata a decidere su questo caso, un caso assurdo, emblematico, un magistrato scappato dai talebani da 41 mesi in carcere in Italia. Un abbraccio, è una nuova cittadina, una stretta di mano, condividere, che lo sapevo che lo facevi. Dimmelo sempre, non prendo. Scusate, il consiglio comunale. Consiglio comunale è aperto, eh. Vai su. C'è il consiglio comunale. Per favore, ordine. Abbiamo un altro argomento. Il secondo punto all'ordine del giorno è il riconoscimento dello Stato di Palestina. Allora, la fine di maggio 2024 Spagna, Norvegia, Slovenia ed Irlanda sono unite al gruppo di Stati membri dell'ONU che riconoscono formalmente lo Stato di Palestina. Sono ormai 146 su 193 Stati membri delle Nazioni Unite, oltre il 75% degli Stati membri che hanno riconosciuto
formalmente lo Stato di Palestina, che ci confina nella guerra del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa quale passo fondamentale per la soluzione politica dei conflitti che porti ad una pace della Palestina. Lo Stato di Palestina è attualmente membro della Lega Araba, dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, del G77, del Comitato Olimpico Internazionale dell'UNESCO e di varie altre organizzazioni internazionali. Il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico e quella di altri stati, riconoscere le aspirazioni legittime di avere uno Stato da parte dei palestinesi e ribadire le tutele previste dal diritto internazionale. Risulta ormai evidente quanto sia indispensabile che le istituzioni riunite dell'Unione Europea non si fermino alle dichiarazioni di condanna o richiamo alle parti di fermare la violenza, ma che prendano posizione per eliminare le cause che provocano la violenza e l'ingiustizia di Israele e Palestina, con l'obiettivo di esercitare una direzione attiva al fine della produzione militare israeliana. Mi fa un certo effetto per pronunciare la parola di Israele. E della colonizzazione del territorio palestinese occupati e per il rispetto del diritto umano e del diritto internazionale di tutto il territorio palestinese e israeliano. Considerato che la politica estera italiana fin dagli anni 70 è sempre stata trasversalmente impegnata per la pace in Medio Oriente e per il riconoscimento dei diritti legittimi del popolo palestinese. Nel 2012 all'Assemblea delle Nazioni Unite l'Italia votò a favore dell'ammissione della Palestina quale osservatorio all'ONU e nel dicembre 2014 il Parlamento italiano ha approvato una mozione che impegnava il governo a sostenere l'obiettivo della costituzione dello Stato palestinese e a promuovere il riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 con Gerusalemme capitale condivisa, sostenendo e promuovendo i negoziati diretti tra le parti. La prospettiva due popoli e due Stati non può essere raggiunta senza il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina, laddove oggi è l'unico Stato riconosciuto nel nostro Paese, è lo Stato di Israele. Questo Consiglio Comunale chiede al governo italiano di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana nei confini precedenti all'occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa, ad agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite per permettere alla Palestina e all'Israele di negoziare direttamente condizioni di pari autorevolezza e legittimità di piena sovranità, ad impegnare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare la colonizzazione e l'annessione dei territori occupati palestinesi, impegna il sindaco a farsi interprete e attivarsi per una missione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche e parlamentari. Mentre poi queste sono come parole che ho scritto io così condividendo dopo un ragionamento fatto da un santo da ieri che doveva essere qua, ma che mentre fai le tue guerre pensa agli altri, non dimenticare coloro che chiedono la pace, recita un certo verso di pensa agli altri, poesia del poeta palestinese Mahmoud Darwish. Pensare agli altri è probabilmente l'essenza della vita stessa. Noi come popolo del Mediterraneo abbiamo il diritto e il dovere di pensare agli altri. Il Mediterraneo è stato da sempre un crocevia di culture e ancora oggi idealmente deve unirci agli altri. Agli altri sono volte, storie, voci, vissuto, gli altri che sono nostri fratelli e che vivono sulla propria pelle il dolore, il conflitto ingiusto e dolore. Per questa ragione mi dà piace da questo paese simbolo della difesa dei diritti umani. Ritengo che deve partire un grido unanime per l'umanità, vedendo la fine di ogni conflitto. Proprio perché gli altri sono nostri fratelli e noi dobbiamo pensare agli altri come ci insegnava Darwin. Il Consiglio Comunale riunito in Giunta Sordinaria consegna nelle mani del suo santo da ieri un attestato di forte valore simbolico di vicinanza e solidarietà al popolo palestinese. Un messaggio rivolto al mondo, cioè l'attestazione immediata del genocidio in atto in Palestina e per la fine di tutte le guerre e i conflitti.
l'Italia in passato ha sempre avuto un ruolo di dialogo e di mediazione sia con Israele che con le autorità, l'autorità palestinese, perché aveva un ruolo di terzietà. Purtroppo questo ruolo l'ha perso e oggi, quando ci sarebbe più bisogno, il governo italiano non svolge alcun ruolo, nessuna mediazione. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si astiene per il cessate il fuoco, si astiene per il riconoscimento dello Stato di Palestina come membro effettivo delle Nazioni Unite, si astiene quando si intima a Israele di ritirare i coloni prima possibile, come richiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia. E allora questa posizione tradisce la tradizione diplomatica italiana e mette l'Italia in un angolo. Quindi non aver avuto la possibilità di votare per il riconoscimento dello Stato di Palestina, nel senso che abbiamo votato, ma non è passata la mozione che chiedeva il riconoscimento, è stato un atto gravissimo. Quindi che i comuni invece facciano questo passaggio è un valore molto importante dal punto di vista politico, così come è importante quando i cittadini e le cittadine firmano degli appelli per porre fine al massacro in corso a Gaza e anche alla destabilizzazione totale che Israele sta portando in tutto il Medio Oriente. Quindi mi sembra bello che un comune come Riace chieda questo e si faccia carico di prendere una posizione, perché c'ha anche il ruolo di città della pace, quindi è giusto che in questo momento chieda il riconoscimento dello Stato di Palestina. Grazie. Quando si parla delle questioni della pace, della solidarietà, esauriti i punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Adesso si può fare.